Allora, domani sera in questa sede proporrete un parallelismo con qualcosa di molto reale, molto concreto, che si può applicare alla nostra Ferrovia del Metallo. Addirittura sono 18 anni che si può applicare, perché la Ferrovia della Val Venosta già venne qui da noi, nella persona dell'ingegner Moroder, a vedere la nostra ferrovia e disse: questa è uguale alla nostra ferrovia che abbiamo ricostruito, che nessuno voleva, anche lassù, perché mezzi antichi, eccetera. E adesso è una delle migliori d'Europa per il trasporto pubblico. I detrattori dicono costi, progetti di fattibilità complessi. In realtà come stanno le cose? I progetti sono semplici, basta applicarli bene, secondo le norme della sicurezza e tutto. E i soldi ci sono, perché lo Stato italiano finanzia lui questa ricostruzione, diciamo. E quindi sono tutte pretesti, diciamo. Qui di pretesti ne hanno trovati per 20 anni. Speriamo adesso che con questa lista che viene proposta finalmente ci sia il sole che si apre e tutto vada bene per il nostro territorio. In prospettiva che cosa porterebbe una struttura come questa al nostro territorio? La prospettiva vuol dire legare Fano alla rete nazionale, ma soprattutto alla Valle del Metauro, Urbino e tutti gli altri paesi che ancora non sono toccati dalla ferrovia, perché è importante l'infrastruttura che fa crescere il territorio. Da noi queste infrastrutture non ci sono, le strade viarie sono quelle che sono, è uno dei mezzi più ecologici possibili e quindi per la popolazione è la maniera migliore, diciamo, per viaggiare. Ferrovia e due ruote possono convivere? Assolutamente sì. Perché io sono ciclista, quindi la bicicletta l'ho usata fino a quando andavo a scuola. Tanti anni fa facemmo anche un esperimento di treno trekking con le biciclette e vennero anche da Bologna più di 200 ciclisti che se la fecero tutta in bicicletta sulla strada Flaminia normale e dissero: certo che se c'era qui il treno noi potremmo venire tutti i sabati e le domeniche con centinaia di persone, perché avete un territorio meraviglioso.